Signori miei, bentornati col nostro magico Silent Hill. Scusate l'assenza, ma stavo malino, quindi per quello non ho portato un video né altro. Perciò aspettatevi, si ritornerà a pieno regime adesso. C'è troppa musica, Cristo, vuol dire. È troppo alta, non lo so perché. Comunque sì, aspettatevi nuove serie, perché ho beccato forse un sostituto di Supermarket Simulator, dato che ormai è morto e sepolto, quel gioco non lo finiranno mai di portare a Gesù! Iniziamo proprio bene, eh? Pezzo di merda! Mi ammazzo! Dai, ma che cazzo! Non rompere i coglioni! Ma guarda, guarda, oh mio Dio, da tu! Aspetta, qui non c'è niente, lo so! Aspetta! Che nei commenti mi avete detto, Brizio, ma tu se non sapessi che il gioco finisce male, tra virgolette, se mi ammazzi troppi, li avresti uccisi? Io ho detto, vabbè, in effetti li avrei uccisi comunque. Quindi lo giocheremo come l'avrei giocato comunque. Aspetta un attimo, no, devo mettere altre armi perché questi stronzi mi rompono le palle. Aspetta. Che peraltro potevo tranquillamente utilizzare. Cioè questi, no? Però no, perché dura poco, cioè il tempo di... boh, non lo so. Cioè sono in due, per quello dico. Ma non l'ho messa l'arma, brutto pirla. No, sto facendo esamina, sono il genio dei geni. No, raga, non tocco un controllo da una... Cioè, raga, una settimana che stavo male comunque. Ficchia. Che poi non so se era gastrito o cos'era. Sono fatto che ho dovuto prendere antibiotici, Cristo. Per riprendermi. Chiave del balcony corridor, ok? Munizione per la pistola. La porta è davvero inceppata, no, per finta, cazzo. Oh Gesù, raga. Scontate che da quanto era greve, non sono neanche andato in palestra, ecco, un bel primo piano sul suo pacco. Solitamente se comunque sto male, ma non troppo, vado anche in palestra e comunque faccio video. Se non faccio video e non vado in palestra, la situazione è greve. Però fortunatamente mi sono ripreso. Gesù. A momenti mi mettevo in lista per un trapianto, guarda, per fare il primo. È tutto incastrato. È tutto incastrato. Comunque abbiamo preso una chiave. Lì è chiuso. Dovrò provare il backstage, ma... Abbiamo anche il backstage. Oh, porco Giuda! Ma li devo ammazzare perché mi rompono le palle. A parte che il luogo è stretto. E quindi... cioè, lo ribecco. Dai, picchiali però, porco Giuda! Guarda, guarda che roba. Ma stai serio? Cioè, io mi devo far ammazzare da sti coglioni, guarda. Dove sono? Già carico. Li prendo a fu... No, vabbè, fucilata no, dai. Mi do la pistola d'ordinanza. Che palle! E porco Giuda! Sti stronzi ballerini! Che poi non fa in tempo uccidere uno, qua arriva all'altro. No, non sparare, idiota! Idiota, non circonciso! Guarda, mi hanno levato un botto di vita. No, sto male. Lo zucchito. Aspetta un attimo. Sì, ho capito, bravo. No, questo è un massacro di botte col gancio da mocio e l'olio. Pezzo di merda. Massacro. Ma che cazzo è? Cioè, invincibile. Non faccio intervenire neanche a dargli un colpo. E dai. Oh. Vedi com'è più bello il posto adesso? Oh, madonna mia. Ok, siamo tornati. Allora, tornando a noi. Cioè, qui che stavo guardando in modo strano, ma forse mi sbaglio io. Questa porta è chiusa. Ma va qua. Magari. Non c'erano dubbi. Allora, torniamo indietro. Non perdiamo tempo. Questa serie va terminata. Non perché non mi stia divertendo, ma perché ne voglio portare altre. Se ne porto altre, poi mi incasino e rischio di lasciare la metà. Vi avevo detto che l'avrei portata interamente, quindi voglio portarla interamente. Cioè, ecco qua. C'è il lumacone, tipo. Ok. Allora, quello è evitabile. Non è vero, perché fa gli sprint strani. Tua madre trovata a pecora. Stronza. Ok, le porte le ho controllate. Qua è aperto, ovviamente.
Fanculo, sti lumaconi. Pensavo di aver lasciato i assalenti, guarda. Ah! Picchia la porco Giuda! Perché non hai fatto la combo classica? Stolto! Un colpo ha dato, è abbastanza. Comunque ragazzi, come sta? Sta arrivando l'estate, quindi come state? Qua è aperto, vero? Non lo sapevo. In realtà c'è il... Ah, meno che quando si è chiuso... Lo sapevo, guarda, lo sapevo che ci costringevano ad andare per le scale, che rompi i coglioni. Diventa sempre un labirinto. Che palle, no? Bastardi, telefono di... Guardando, ah, bene. Che però non ho neanche controllato quanti colpi ho. Mi sono messo prima a sparare come un matto. No, aspetta. Allora, per quello di precisione ho 54, per il fucile 22, per l'ordinanza 40, fucile a caccia 4. C'è qualcosa che mi sfugge, scusami, ma fucile a caccia ne ho due. What? Ne ho due tipi diversi, ma non c'ho l'altro fucile, quindi lo troveremo sicuramente. Quindi c'è anche il fucile tipo... Ok, da caccia, caccia, caccia. Ok. Ok, non so quanto manchi alla fine, raga, perché... Lo sto... Oddio. Che allora fa l'impressione, però. Da, ma che cazzo, però! Dai. Cioè, a prescindere sembra che ti strangolano. Cioè, a meno che non gli spari a distanza, che cazzo. Scolpisci lo studio a pugni! Guarda, quando è uno solo, guarda, punto pure... Oddio, vai, vai, vai. Vai, affanculo. Ok, qua, vabbè. Dobbiamo chiamare il giardiniere qua perché i rami bloccano. Che è sta porta? Vi sono due buchi, profondi e quadrati. Inserita nella porta vi è una targa che recita: sono una bambola... una bambina combattuta tra due desideri. Sono davanti ad un uscio. La mia mano destra è tesa verso la luce. La mano sinistra è il blocco... Ok, nelle tenebre, ok, ho capito. Qua quindi dobbiamo mettere quello che abbiamo preso, no? Questo. Ma che cazzo? Beh, scusa! Questo potrebbe essere un grosso, enorme problema, raga. Perché si è chiuso, a me manca qualcosa, scusa. Beh, ho preso la chiave. Balcony Corridor. Quindi dobbiamo tornare nell'altra dimensione. Ah, guarda la porta. Dobbiamo tornare nell'altra dimensione, allora, perfetto. Pensavo tipo di poterlo aprire già da qui, invece no, dobbiamo tornare nell'altra dimensione. Trovare quindi l'altro che ci manca. Adesso superare il lumacone. Che non era qua. Sì, era qua invece. Ok, sì, vabbè, devo tornare in un'altra dimensione, quindi tutto a posto. Gesù Cristo, ma si può evitare sto bestio? Guarda! Non so manco qual è la faccia e qual è il culo. Pezzo di stronzo. No, lo ammazzo. Mi tocca ammazzarlo al prossimo... Guarda, se non lo ammazzo adesso lo ammazzo al prossimo giro, me ne frega un cazzo. Complimenti alla Konami che ha pensato a questa idea geniale che non dobbiamo uccidere i poverini, cioè devo finire tutte le bevande. Che cazzo. No, perché poi mi colpisce, cioè è impossibile che non mi colpisca. E come fai a evitarlo in uno spazio così angusto? E dai. Bisognerebbe vedere come l'hanno finito, chi... Cioè chi ne doveva uccidere pochi per ottenere il finale buono. Cioè vorrei proprio vedere, guarda come superavano quel punto. Ok. Vai. Allora, balconi... Beh, credo che comunque sia il piano di sopra per forza di cosa, no? Porco Giuda, mica gli ho sfondo in testa, guarda. Questo. Ma gliel'ho spaccato! Io non ci credo, guarda quanto è stronzo sto gioco. Minchia, mi sfogo a pugni, guarda, visto che Mike Tyson deve combattere anche a breve relativamente. Speriamo vinca, ma... Non hanno. Guarda, perché voi direte, minchia, Mike Tyson come può perdere, però... Considerando che è sul... Considerando che ha praticamente 60 anni e che probabilmente questo incontro è giusto per fare soldi e basta. Non dico che vada lì a perdere, però... Uno stronzetto con cui combatte...
Ossia Jack Paul è furbo perché se li sceglie tutti i vecchi. Ma qua? Aspetta, perché mi fa vedere la porta? Ah, ok. Ah sì, ho provato ad andare lì. Oddio, quando fai il cambio di visuale, tu ovviamente cambi anche tu la direzione, invece stai sbagliando perché devi andare nella stessa direzione. È strano il cambio di visuale, ti frega. Allora, il balcone è da questa parte, tanto la chiave me la utilizza in automatico, quindi non devo neanche sbattermi. Che cazzo però, dai. Ma quello in quasi... Però ho dormito, potevo dargli in testa. È già a terra. Mancato. Coglione. Merdina, guarda. Insegna due trucchetti. E daglielo, testa di cazzo! Guarda che roba! No, niente, è un coglione. Guarda, un coglione. Poi si rialza subito, eh. No, vabbè, non ci credo. Cioè, ho sprecato un'arma intera. Ma non ci credo, perché sto idiota. Guarda. Cioè, c'è due... un secondo, cioè, praticamente, per colpirlo. Se no si rialza con la vita piena. Ah, l'ho trovato subito. Good. Qua ci sarà sicuramente qualcosa. Cioè, allora... ho capito, il corridoio ci ha sbloccato. Questa è una porta? Quello è una porta? Questa è una porta? Ah. Belli sti poster. Questo sembra apribile. Ah, vedi. Ah beh, tecnicamente dovrei anche riattivare la corrente, roba del genere, in teoria. Un bel kit. Non sono sputtanato per bene. Dove stai guardando? Oh! Lampadina. Mi dice qua? Ok, lampadina. Ma c'è un botto di lampadina. Oh, madonna mia. Non serve il fucile. Che guardi? Peter, come mi aspettavo, le luci sono strampalate, come il resto di questo posto. Alla fine le ho fatte funzionare. Il mio fidato voltometro mi ha aiutato di nuovo. Ricorda, per evitare che il circuito salti, tutte le luci devono essere funzionanti. Il relay dei circuiti si rompe velocemente. Ecco le mie note. B deve avere un voltaggio ridotto della metà rispetto a D. A più B non devono superare C, il voltaggio di D non deve superare quello di A. Forza! Forza! Ce la puoi fare! Ma non ho il cacciavite. Non ci sono altri bulbi da prendere qua? Qua è fatto tutto così e basta, non sono riuscito a tornare indietro. Dove cazzo le metto per queste cose? Non ricordo di aver visto. Guarda, qua è bloccato. Ah no! Incredibile! The Miracle. No, perché allora giù tecnicamente c'era solo la... che cazzo. C'era la... voglio rompere in testa. Giù c'era la... Ah! Giù c'era la leva da tirare. Per azionare l'energia. Ma non so se anche da lì si... Aspetta. What? Ah, ok, ho sbloccato le schiale. Però controllo dietro. Però non so se sempre da lì devo mettere le luci. Poi bisogna controllare. Ma prima finiamo di ispezionare qui con attenzione. Guarda, perché guardavo in terra? Guardavo la porta. L'ho visto che guardavo in terra il matto. Vabbè. Ecco qua. Ecco qua. Porco mondo. Passiamo da qua. Se ci sblocca la porta di giù mi fa un favore che mi evita tutto il giro, ma forse chiedere troppo. Guardati bene attorno. Ah, bevanda salutare. Qua sono vasi antichi delle raminghe. Mi stupisce che lui non lo prenda subito come arma da utilizzare contro i mostri. Che cazzo, ma non mi rompere i coglioni. Mi piace qua un casellario. Ma che cazzo mi fai un troppo? Sì, vabbè, grande. Bong. Steso. Schiaccia sto bastardo. Oh, vedo già. Il totem della luna. Molto bene.
Quindi già con la porta è sbloccata. In caso. Ottimo, aspetta, dove sbucchiamo da qua? Ecco, vedi, possiamo già andare a controllare in realtà se possiamo mettere le... Ma non mi ricordo se possiamo mettere lì. Ah, Cristo santo. Handguard. Che cazzo, ma potere d'arresto zero. Che neanche l'ho fermato sul posto, per dire. Che cazzo, schiacciali con la testa di cazzo. Schiaccialo! Ma perché usa la pistola per sparare? Sì, ok, ho capito che c'ho la pistola in mano, ma non devi sparargli per forza. Veniamo un attimo qua, perché altrimenti devo tornare nell'altra dimensione. Allora, no? Qua c'è il punto... Ok, ma dove erano le cose elettriche? Io non mi ricordo dove le trovate. Ah, Gesù Cristo. Dov'era la cosa elettrica, per Dio? Adesso già metto il fucile da caccia perché quel figlio di puttana è lì e lo voglio ammazzare. Guarda che palle, sti stronzi, ma li uccisi! Un culo l'ho preso, diviso. Morto, good, pezzo di merda. Ben ti sta. Ora, tornando a noi. Altra porta del backstage non l'ho provata, ma dovrebbe comunque essere chiusa per investigarsi. Ok, dopo le scale. Pezzo di merda di un bambino di merda. È morto subito. Ma cosa di vita? Che palle. No, qua non ero. Era di qui. Andiamo di sopra. Non so perché sto usando il fucile da caccia, ma so, c'ho un sacco di proiettili per le armi da fuoco. Ed è un bene, perché per i boss. Non mi voglio neanche avvicinare per prendere la pizza. Ecco. Ricarica. Guarda come è più facile. Tua madre. Porta questa tua madre, quella puttana. Ok, basta. Devo cambiare arma perché sennò non è possibile. Ok, devo capire dove apre qui. No, aspetta, quanto è la demolizione? Il fucile 14? No, devo cambiare arma. Al massimo devo usare la pistola dopo, dai. Ok. Non so se sto facendo giusto, ma credo di sì. Strano. Che mappa, che punto è? Catwalk, costume, scenery workshop, orchestra storage, forse scenery worker. Che è strano? Vabbè, quello lo devo ammazzare. No, perché lì decisamente scenery workshop probabilmente è lì dove devono attivare le energie elettriche. Avevo detto che usavo la pistola, ma con questo figlio di puttana non è possibile usare la pistola. Ah, oh, madonna. Ne ho più per la pistola di precisione, quindi prendo la pistola di precisione. Schiaccialo, schiaccialo! Ma madonna mia, vabbè, sono scemo anch'io, raga. Che cazzo fine? Costume story. Ah, qua possiamo fare il cambio di. Niente che posso usare. Cosa è questo? Infradito. Boh, non si capisce. Ah, qua c'è lo specchio che ci porta nell'altra dimension. Figo.
Aspetta, non c'è altro, cioè non c'è nulla. Nulla, ok. Finisco di controllare le porte. Oddio Cristo. Senior Workshop. Oddio, ecco. Dai, mister pistola di precisione. Vabbè. Ma guarda un po'. Ah, ma guarda un po'. Che porta c'è lì? Storage. È bloccata, ma... Tanto mi devo fare del male. Aspetta. Raga, io vi giuro, non lo faccio apposta. Nella mia mente lui si avvicina e gli schiaccia con la testa di cazzo. Amore, fucile da caccia. Fucile da caccia. Questo sarebbe da provare. Un qualche bestia in mo... ma guarda un po'. Però vabbè, c'era quello che mi serviva. Fucile. Cosa trova? Trova la cucina. Che alcune cose non le vedi proprio subito, subito. Ok. Ha funzionato. Allora, quindi passiamo all'altro lato. Vai. E ne sbuchiamo dall'altro lato di questo punto. Ok. Quando le cose erano belle. Vabbè, niente di utile. A meno che non ti voglia vestire da donna. Una katana, ok. Che c'è? Che c'è qua? Cos'è sta porcata? Dopo quello che è successo a Tony, ho sognato di lui. Ho sognato di lui sempre più spesso. Il macellaio somiglia a quel mostro, l'esecutore. Adesso l'ho visto anche da sveglia. Nel mio hotel. Si tratta di lui, lo giuro. Giusto, cos'era quel rumore? Cos'era quel cazzo di rumore? Mi son cagato. Cosa cazzo era quel rumore? Devo salvare. Ricarichiamo la pistola. Quindi... Ok. Cos'era quel cazzo di rumore? Ma dai, ma subito, pezzo di stronzo, bastarda! Tua madre puttana trovata a pecora! Dai, ma che cazzo, raga? Sì, ma faccio prima solo un kit, non è possibile. Cioè, ogni volta che mi colpisce mi toglie... Porco Giuda, oh. Pezzo di merda. Che bastardo. Non troviamo qua. Guardalo, guardalo. Beccati sta mira. 3 e 4. Non è 3, gli sparo. Pezzo di merda. Ok, ora verifichiamo che queste porte siano aperte. No, ma guarda un po'. Sembra incastrata. Sfondala. Testina di cazzo, sfondala, no? Che guardi? Ok, mi sono sbagliato. Qui non era come pensavo che fosse. Zavorra da sipario. Ma che le devo dare in testa a qualcuno? Sipario. Ma è un'arma? Credo sia un'arma. Qua c'è anche un punto di salvataggio. Scene musicali. Scusa. Mischia. C'è così tanta merda ormai, guarda. Guarda che roba. Scatola degli attrezzi. Porco Giuda. No, aspetta, scusa. No, non figura qua fra gli oggetti, quindi è un'arma. È un'arma a quanto pare. Zavorra da sipario. Non figura fra gli oggetti. Vediamo se lo storage me lo fa controllare. Che c'è qua? Un'ampolla. Bene. Ok, tutto molto bello. Tutto molto figo, quindi dobbiamo tornare indietro, passare dritto, sempre che mi faccio andare lì, ovviamente, perché... Ok, anche. Non vedevo il culetto. Aspetta. No, devo levare l'arma. Quanti colpi c'ho? Minchia. Neanche me te ne rendi conto a momenti di... Tutto
altro, mi stai sputtando i colpi. Schiaccialo, porco Giuda! Ecco, it's hammer time, bitch! Ah, c'è l'altro lì che aspetta il suo turno. Ok, catwalk, qua non mi fa andare, no? Oh, bene. Ma vaffanculo, vai. Sapevo. Oh, qua sì! Catwalk. Ah, forse questo è l'enigma del... Porco Giuda. Questo è un problema, raga. Perché se non lo faccio correre... No, forse lo posso accendere da qua, no? Cos'è? Non dimmi... Ah, ok. Ma manca qualcosa o sono pazzo io? Probabile... No, 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 ok. No, pensavo di dover tornare proprio giù, giù, giù. Ok. Questo è B. E questo è A. Ora, vediamo un attimo se vabbè dalla mappa lo vedo. In realtà devo controllare le note prima. Devo mettere 750 qua. Credo sia giusto. E qua. Ok, questo deve essere la metà. Andiamo. Oddio. Enigma del cazzo. Oh, ok. Non mi piacciono questi rumori. Carica. Ok. Oddio. 4, minchia. Prendiamo questa qui. Comunque sì, l'enigma è risolto almeno. Abbiamo acceso le luci, ora dobbiamo tornare indietro e tirare quel magico coso per attivare l'energia elettrica. Guarda che c'era anche un mostro qua, io con la luce spenta, Cristo! Ma dietro, ok, non c'erano altre porte, qua si scende tutto. Scusa, ma... Ah, ok, di lì si fa il cambio. Bravo, finalmente sbloccato per Dio. Ah, Dio. Di qua si può scendere dalle scale. Oh Cristo, che pizza che siete. Andiamo. Sì, può scendere. Dovevo andare a attivare quella... Stramaledetta leva. Ora attivo sto stramaledetto interruttore. Oh. Alzatevi, sipario. Quella luce non mi piace. Questa di trappola. No, no, un'altra lingua, no, vi prego. Oh, Cristo santo. Mi lasciano in pace, eh? Luci non uccidono, vero? No? No, non dimmi che posso andare dall'altro lato, da qui. Aspetta, aspetta, aspetta. Questa? Ma non funziona. Ah, c'è qualcosa? Oh, questo è il mio fucile. Scusa, giusto per curiosità, ma qua possiamo passare all'altro lato? Perché lo specchio enorme così mi dà proprio quell'impressione. Lo sapevo. Non so quanto ci convenga, però. Tutto marcio. Non funziona. Ok. Ok, incastrato. Ma secondo me è giusto per il gusto di farcelo vedere tutto così. Non so. Possiamo andare oltre. Non so di no. Però forse lo attiviamo dall'altro lato e si attiva anche qua. Non lo so. Aspetta, che stavo guardando? Stavo guardando qualcosa. Ti ho visto. Non vuole accendere, vedi, non è. Ok, no, dobbiamo prima attivarlo dall'altro lato.
Non so come, dovrò procedere probabilmente molto a caso. Allora. Forse dovevamo basarci anche su quello che c'è dall'altro lato, non lo so. Vediamola. Allora, scenario. Forse c'è un certo ordine comunque. Decisamente. Che è successo? Ah, vedi, si attiva una cosa, si disattiva un'altra, quindi deve farlo tutto bene. Vedi? Brutti infami di merda. Aspetta un secondo, non è che c'è qualcosa qua. Ah. No, è finito. Vabbè, pensavo ci fosse qualcosa di utile per me. Stiro questo. È uno di quei classici enigmi, sì. Perché mi fa quei rumori lì? Posso andare a controllare adesso che l'ha attivato così? Giusto per dubbio, no? Che cambia qua? Cambia nulla, no? Forse sì. What the fuck? Cazzo siamo finiti qui, scusami. Buono. Cosa? Creepy. Oh, c'è qualcosa qua. Chiave dello stage. Oh, madonna. Sometimes a thousand clanking instruments will hum about mine ears, and sometimes voices that, if I then had waked after long sleep, will make me sleep again. And then, in dreaming, clouds me thought would open and show riches, ready to drop upon me then. When I waked, I cried to dream again. Ok. Facciamo che me ne vado. Quindi, se riattivo magari la scena in un certo modo, mi dà dell'altro? È un vero e proprio enigma, non lo so. Aspetta. Se faccio così. Aspetta. Se fa quell'umore strano, tipo ecco, e ci riandiamo. Però è una roba così. Questo non lo fa riportare, per Dio. Forse è così. Sì. È come se avessi creato un altro scenario, quindi probabilmente c'è qualcos'altro adesso lì. Anche se la chiave l'abbiamo già presa, quindi magari potrebbero essere o munizioni. Non so cosa aspettarmi. Grande, manco l'ho letta. Che cazzo? Capitolo 2, repressione e coercizione. È stata una cosa molto ben nota ai servizi segreti dei militari. Più una mente controllata e tesa a censurarsi, più semplice per un'influenza esterna prendere il controllo e mandare a monte questo tipo di programmazione mentale. Qui l'agenzia governativa cerca un individuo caratterizzato a maggiore coinvolgimento mentale nei propri problemi. Ah, ok. Che zona è questa? Ampolla. Manifestazione delle delusioni. Tra i cinesi, presa nel termine polarsi di primo, spesso sembrano di frequente associate emozioni negative, paura, preoccupazione, stress.
Gli incubi sono episodi scatenanti molto efficaci in tutti i casi di fortuna un bambino adolescente. Ok. Questa ha troppe munizioni però, questa cosa un po' inizia a preoccuparmi. Credo che ci sia un altro boss. Non so quanto nell'immediato, ma secondo me c'è un altro boss. Devo fare però altri due test prima di mollare quella roba, no? Perché non c'è altro probabilmente. Ho detto no, non credo ci sia altro. Come fai due spostamenti? Perché là, quando c'è il tavolo è un modo, se c'è l'albero mi dà l'accesso a un'altra roba. Devo controllare che non ci sia qualcos'altro, ma credo che già così va bene. Ma non è per risolvere lo stesso. Di qua possiamo passare. Non ci sbatti. Oh, madonna, che palle. Vai, evita di questi. Le balle. Gaga. Cioè, c'è anche il tempo di sparargli, di fare nulla. Se già c'era stato in piedi, lo stronzo. Ma guarda! Cioè, ce ne sono 5 a corridoio. Ma dai, che cazzo fai se non li ammazzi? Ti fai ammazzare tu? Porco Giuda. Entra. Ah, ancora. Un incubo. Ma che cazzo vuoi morire coglioni? No, che cazzo ho preso? Ciuccia coglioni! Sparagli! Oh, bravo! Quando c'è la pistola scarica lo schiaccio. Insomma, che cazzo ho preso? Sembrava una manovella. Me la giro nel sedere. What? Scusa, ma dove cazzo l'ho presa una roba del genere? Io lo odio sto gioco. Sa cazzo sono preso la manovella? Siamo seri? Tamponello di controllo. A me sembra che l'unico pannello di controllo era in cima, tipo su era. Nelle cose di passaggio, mi sembrava lì. Che poi in realtà adesso che mi viene in mente, sto pensando, c'era una roba mancante in quel macchinario. Dove stavo ammazzonando le leve, ne mancava una, magari la dobbiamo essere lì. Ah, era qua, vedi? Ed era questa leva, quindi. Volevo la porcata. Che è lo straccio per pulire i vetri, che è quella roba? Guardate il costume che pende dall'alto è fatto di pelliccia che puzza di muffa. Ottimo. Meglio salvare, perché è probabile che magari possa essere un boss. Secondo di come cambiamo le robe qui. No, stronzo! Sì, bravo. No, allora è probabile che sia una roba così. Che l'ultimo arrivato. Devo cambiare alcune cose. Questo lo dobbiamo cercare di lasciare così. Vediamo qua. E non lo cambia, Cristo. Che abbia funzionato? Molto probabilmente ha funzionato. Ah, Cristo. Tutto mi hai salvato. Oh Gesù! Posso dare a fondo tutte le munizioni, cosa che ho appena fatto. Aspetta che devo cambiare munizioni! Che armi, non munizioni. Ma dov'è che spari, Robocop?
È scemo? Ma è vivo ancora! Ma è morto! Oh. Vabbè, vedi con le armi, minchia. Fate molto più in fretta. Molto più in fretta. You need these, don't you? Gesù Cristo. E questo? Chiave del motel. Oddio. Riverside Motel. I think I've been there before. Ottimo. Beh signori, spero vi sia piaciuta quest'altra parte di Silent Hill, la termino qui al momento. Se volete vedere il continuo, come sempre, supportate la serie. Ci vediamo con la prossima parte. Ciao a tutti.